Come ormai tutti sapete, condurrò l'edizione italiana di Yo MTV Raps. Questo per me è un grande piacere, oltre che un grande onore. Ma quello che non sapete è che non sarò da solo e al mio fianco, in questo ritorno al futuro dall'88 al 2020, ci sarà lei. Benvenuta Valentina Pegorer. Ciao. Ta-da! Innanzitutto, prima di tutto, Pegorer o Pegorer? Chiariamo questa cosa una volta per tutte e a tutti. Pegorer. Pegorer è quello giusto. Sì, anche se fuori onda mi dice che ti piace di più Pegorer, perché? È perché suona meglio, si capisce meglio il cognome. No, forse no, non lo so, per me guarda, ti chiameremo come tu vorrai. Quindi è Pegorer, non sbagliate mai perché sennò mordo. Vale, solitamente quando arrivano, bene, quando arrivano gli ospiti dico abbiamo qui un amico, però molto spesso è cortesia. In realtà di te siamo amici veramente. Siamo già stati tra l'altro davanti alla telecamera insieme, la prima volta eri tu a farmi un'intervista. Sì, infatti fa strano che sei tu a farmi le domande. Ma, oggi. Sì, però in realtà poi in questa avventura saremo insieme, insomma, non è che io ho un ruolo e tu ne hai un altro, saremo insieme, condurremo insieme Yo MTV Raps. E a proposito di rap, ti devo chiedere quali influenze hai tu con questo genere musicale. Io un po' lo so, però voglio che lo racconti tu. Come mi ci sono avvicinata, sì. Quindi? Beh, tutto è nato, diciamo, da quando ero piccola, quindi situazione parchetto con gli amici, amici più grandi che appunto mi ci ritrovavo, ascoltavamo la musica dallo stereo della macchina con quei pochi CD che avevamo che scaricavi. E quindi poi la passione è cresciuta. Non si dice scaricare. E poi vabbè, è cresciuta la passione negli anni, anche i miei amici si sono appassionati sempre di più, alcuni sono diventati writer, altri breakdancer, quindi lato mio invece è cresciuta lato musicale. Figo, chi è che ascoltavi? Chi è che andava di brutto quando eri sbarbina tu? Ti faccio, posso cantartelo? Vai. Ci provo. Vai. Birthdays were the worst days, now we sip champagne while we thirsty. Faccio il beatbox, devo fare il beatbox, sì. Alla grande pure in inglese. Esatto. E in Italia invece chi è che stava spaccando? Beh, in Italia a quei tempi c'erano i Dogo, Fibra, quindi... Perché te poi anagraficamente siamo anche vicini. Sì, io sono del 90, tu 88. 89, quindi abbiamo ascoltato più o meno, 89, abbiamo sentito le stesse cose più o meno. C'era qualcuno proprio che dice che ci stavi in fissa, italiano o no? Insomma, qualcuno che dici puoi definire uno che è stato un tuo idolo nell'adolescenza? Ma appunto la scena americana principalmente, quindi da Tupac, Snoop Dogg, Biggie, questa principalmente come scena. Però poi ho abbracciato un po' di tutto, donne anche, Lauryn Hill, ascoltavo tanto. Sì? Beh, cool Lauryn Hill. E oggi ti piacciono le donne? Oggi mi piacciono, c'è una bella scena, bella carica. Che ti piace di queste nuove? C'è qualcuno oppure no? Beh, non voglio fare nomi in Italia, però all'estero ci sono Cardi B, Nicki Minaj, poi se torniamo indietro nel passato Missy Elliott sono cresciuta. Missy, come no, certo. I really, istituzioni. Sì. Grande, alla grande. E invece per quanto riguarda i video, questa è un'altra domanda che mi piace fare sempre alla gente, no? Cioè ci sono dei video iconici che ricordi, magari qualcosa che ti ricollega appunto a un momento particolare della tua vita o semplicemente un video che ti è piaciuto e hai guardato più volte? Beh, quando ero adolescente è esploso Eminem. Quindi, della Slim Shady? Sì, quindi ha rivoluzionato un po' tutto ciò che era il mondo dei video musicali. Molto travolgente, satirico. Molto teatrale, lui sì, comunque si presenta molto in giro. Ispirazioni da film. Senti Vale, dicevo prima che saremo insieme in questa avventura. Vieni qua. Che cosa si deve aspettare alla gente? Non vi dovete aspettare nulla perché perché giochiamo di improvvisazione. Dovremmo calare un po' di aspettative, tipo tante cose belle di sicuro, tanti ospiti, qualcosa di nuovo che non avete mai visto. Tu cosa dici? Si dovranno aspettare una figata perché siamo bravi, siamo giovani, siamo belli, intelligenti, siamo anche simpatici. Ma ha detto tutto, e potete siamo chiudere. Umili e modesti. Allora non perdetevi, Yo MTV Raps. Su MTV canale 130 di Sky oppure in streaming su Now TV. Ciao.